Diciamo che come ritorno è stata una maratona semplicissima quella della tua squadra quest'oggi. Penso che hanno fatto una vittoria incredibile, perché hanno fatto primi due set spettacolari. Primi due set veramente spettacolari. E primi due set spettacolari. Il terzo set stavamo giocando veramente bene. Abbiamo perso due o tre palloni importanti dove potevamo avere la possibilità di andare via, invece non ci siamo riusciti. E lì Brescia è tornata fuori, noi abbiamo perso un po' di qualità. Poi il quarto set con l'infortunio di Serena ci siamo complicati un po' la vita e abbiamo perso un po' il filo tattico. Anche nell'ultimo set abbiamo perso un po' il filo tattico. E nel quinto set devo dire bravi a loro, perché l'abbiamo vinta forse col cuore più che con la tecnica e la tattica. E quindi sono state bravissime, perché è stata una partita dai tanti volti, prima una grande precisione, poi un attimo di calo e poi un grande cuore alla fine, quindi bello. Io dopo il secondo set ero stanco come se ne avessi giocati 5, però va bene. Ma quanto può essere importante mentalmente per la tua squadra una prestazione come questa, oltre chiaramente ai due punti che per la classifica sono fondamentali? Ma è importante perché secondo me questa vittoria, sia per noi che per loro, era un po' una boccata d'ossigeno, era per riuscire a tirare fuori un po' la testa dai bassi fondi, e quindi credo che era fondamentale, era una partita importante per questo, per riuscire a rifiatare un po'. Abbiamo rifiatato un po', non tantissimo, un po' abbiamo rifiatato e abbiamo visto i tanti volti di questa squadra, quindi abbiamo tanti talenti secondo me. Abbiamo il talento di saper stare bene in campo tatticamente, abbiamo qualità tecnica perché alcune cose le ragazze le hanno cambiate in pochissimo, come la velocità della palla. Avelkova ha giocato secondo me una gran partita, poi è calata un po', ma ha fatto secondo me una partita eccellente e poi abbiamo messo dentro il cuore, perché alla fine ti dico non sapevo nemmeno più come adattarmi, perché ho messo Carcass su una posizione che non è sua per saltarci fuori con le italiane e quindi ci siamo anche un po' complicati la vita da quel punto di vista. E Veronica è entrata fortissimo, perché secondo me entrare il quinto quando conta, no? E tirare anche quella battuta finale è stata davvero coraggiosa, quindi ha fatto bene il suo e il suo ruolo da capitano.